Bloccati e isolati da tutti per 15 lunghi giorni. È la storia di Angela e Gerardo, fratello e sorella. La loro casa in una contrada di Sant'Angelo dei Lombardi, in Alta Irpinia, non era raggiungibile con nessun mezzo in questi giorni di maltempo. 15 giorni? Bloccati. Sì, è fatta molto neve, tutti i giorni, alla sera, e poi mi è tenuto la badante, buccata e cruta malata. Pure per levare la neve davanti alla porta, se non erano per la signora, forse morivano noi. A giorno un poco paura perché siamo da soli. Io e mia sorella siamo disabili, tengo papà pure un disabile, e ti abbiamo una signora cancivete, straniera, e pure questa è caduta malata. E allora per ci vedere, ho un poco tragico, paura la sera, certo, ho paura perché non abbiamo mangiato, perché pure la neve è così tanto, quasi 2 metri di neve, fatto, certamente per prendere la legna fuori, se non era la badante, noi certamente, se si neva la corrente, era ancora più drammatico il fatto. Fortunatamente avevo le provviste, però comunque qua siamo molto isolati da Sant'Angelo, però comunque ci hanno chiamato a vedere se avevamo bisogno, però cioè, ripeto, l'emergenza è stata grandissima un po' dappertutto. Le medicine hanno finito, è stato un po' un problema. Poi per fortuna i medicini me l'hanno portato, questi che hanno scompiuto la luce rossa, grazie a Dio, sono stata una settimana senza medicine. Mio padre ha paura perché non ha mai visto una neve così forte. Sì, è stata fatta 30 anni fa, però papà diceva 3-4 giorni, poi si è tolta. Però qua continuava a nevicare giorno, notte. Se uno si fa triste, si fanno triste tutti. In questi casi bisogna essere forti. Questa è la vita, mi è passata noi con Sani. Annette, lo padre di Arco. E non finisce qui per gli abitanti di Sant'Angelo, che ora dovranno affrontare una nuova emergenza. Qui a Sant'Angelo abbiamo avuto una caduta di neve per 1,15 m. Noi siamo abituati all'ordinaria amministrazione della neve fino a 30-35 centimetri, poi dopodiché è un'emergenza assoluta. La seconda emergenza adesso è quella di liberare il paese dalla neve, che è pari alla prima, con una grossa difficoltà. Le poche risorse che avevamo a disposizione le abbiamo esaurite abbondantemente, quindi ci troviamo anche in una situazione debitoria enorme, quindi qualcuno si dovrà fare carico di questo. Poi successivamente vedremo come sgombrare la neve, perché la quantità di neve che lei ha potuto vedere in questo, nel mio territorio, è tale e tanta da doverla portare via con mezzi meccanici, con un camion, e quindi dobbiamo vedere come fare per non creare ulteriore disagio alla popolazione residente. Spero che qualcuno venga in aiuto, che qualcuno si assuma qualche responsabilità e aiuti che finora non sono stati né visti e né assunti.